Il fatto di essere qui per noi è un grande onore perché rappresento una piccola realtà territoriale. Probabilmente diciamo però che questa chiamata sta a significare che in questi 10 anni di registrazione EMAS nel comune di Vibona ha probabilmente convinto in senso positivo l'attenzione degli addetti ai lavori della struttura EMAS, perché probabilmente le iniziative hanno avuto sicuramente dei meriti. In relazione a questo, ritengo che sia anche importante la continua sinergia che deve venire fuori dall'amministrazione comunali e dai verificatori, quindi dalla struttura dell'EMAS, perché ritengo, in base un po' a quello che aveva detto Parrini prima, la difficoltà che abbiamo noi amministratori locali di interfacciarsi con gli utenti sempre di più per attivare le iniziative indirette, diciamo che l'aiuto che può venire fuori da queste strutture credo sia elemento determinante. Come comune di Vibona, diciamo, l'attività probabilmente più evidente e che ci ha portato a illustrare il nostro progetto credo che sia quella relativa alla gestione dei rifiuti. Alla gestione dei rifiuti perché il comune di Vibona ha una peculiarità che ci contraddistingue, che è quella legata all'aspetto demografico. Infatti è un comune che ha una popolazione residente di poco più di 3.000 abitanti, però nel periodo estivo la presenza media giornaliera spesso raggiunge una cifra superiore a 50.000 abitanti. Questo chiaramente è dovuto alla presenza nella frazione di Marina di Vibona di 14 campeggi di oltre 3.000 appartamenti facenti parte di grandi condomini, di vari stabilimenti balneari, numerosi alberghi e strutture ricettive varie, oltre alle molteplici attività turistiche che specialmente negli ultimi tempi stanno ravvivando la nostra bellissima campagna. Per dare un senso anche più esplicito a questo fenomeno, possiamo anche asserire che dai dati forniti dall'ufficio turistico della provincia di Livorno, nell'anno passato l'affluenza turistica ha superato il milione di presenze, che rappresenta l'incremento in termini percentuali più elevati della provincia. È chiaro che è evidente un po' a tutti che un comune strutturato come il nostro, quindi considerato a tutti gli effetti un comune al di sotto dei 5.000 abitanti, quindi con tutte le criticità relative ovviamente al fabbisogno e alla disposizione delle strutture, sia in termini di risorse umane che in termini di risorse economiche, si trovi veramente in difficoltà a garantire per 4-5 mesi l'anno tutti quei servizi funzionali correlati e indispensabili al mantenimento di tale flusso turistico. Ed è per sopperire a questo che l'amministrazione comunale ha dovuto, diciamo fra virgolette, inventarsi delle iniziative proprie, stimolate però dagli impegni che la registrazione EMAS, che come ho detto prima è già dal 2007, che è stata ottenuta dall'amministrazione, imponeva, con particolare attenzione proprio alla gestione dei rifiuti. Quindi cosa è stato fatto? È stata fatta una riqualificazione sostanziale al centro di raccolta della frazione di Marina di Vibona con l'inserimento di una presa a ponte per la registrazione dei dati di carico e scarico per ogni automezzo. Il tutto collegato a un software e con un database in maniera tale da monitorare ovviamente tutte le attività che vanno a conferire nel centro di raccolta. Insieme diciamo, a questa iniziativa anche la predisposizione di un nuovo regolamento di gestione dei rifiuti che è stato approvato nel 2010 ha comportato l'attivazione di un percorso che diciamo, sta producendo proprio in questi ultimi tempi un raggiungimento nella percentuale della raccolta differenziata pari quasi al 65% che è la percentuale che ci impone, diciamo, la legge.
Questi elementi determinanti per l'ottenimento di questi risultati sono stati ottenuti grazie però alla condivisibilità di queste azioni e al conseguente coinvolgimento degli operatori turistici, economici e produttivi. Infatti è stato proprio grazie alla sinergia che si è riuscita ad imbastire con questi soggetti interessati tramite campagne di sensibilizzazione, incontri, confronti, monitoraggi costanti, tutte azioni finalizzate ad individuare criticità e trovare insieme relative soluzioni. Ed è proprio per questo che siamo riusciti appunto a raggiungere questi obiettivi prefissati. La scelta di coinvolgere attivamente l'utenza con la sottoscrizione di atti denominati protocolli ambientali, con i quali i titolari delle varie attività si sono impegnati ad effettuare in modo corretto e costante la raccolta differenziata, è appunto una testimonianza tangibile. Preme sottolineare però che questa amministrazione ha ritenuto anche di dover individuare queste iniziative tenendo conto anche delle peculiarità e delle bellezze ambientali del territorio, in particolare quello di Marina di Vibona, stimolando quindi dei comportamenti virtuosi nella produzione e nel conferimento dei rifiuti, e riducendo o eliminando quasi in taluni casi gli impatti visivi che sono relativi alle attrezzature diciamo necessarie per la raccolta dei rifiuti. Quindi sono stati individuati degli elementi diciamo che noi riteniamo anche originali dovuti alla coerenza e alla struttura del proprio ambiente. Innanzitutto i maggiori produttori di rifiuti che sono i campeggi e gli alberghi che hanno oltre 40 posti letto li abbiamo obbligati a conferire direttamente al centro di raccolta e conseguentemente al rispetto delle percentuali di raccolta differenziata previste da un regolamento della Tari al fine di ottenere una prescritta riduzione della tariffa pari fino al 20%. Le altre attività turistiche e commerciali le abbiamo obbligate a partecipare alla raccolta porta a porta delle principali frazioni di raccolta differenziata, quindi carta, cartone, multimateriale e organico. E anche in questo caso, con il raggiungimento di questa situazione, una riduzione del 10% della tariffa TARI. I grandi condomini residenziali di Marina di Vibona, che rappresentano un'ulteriore realtà, sono state realizzate le isole ecologiche, che sono state debitamente mitigate con siepi e alberature, e questo ha consentito anche l'eliminazione, come dicevo prima, della maggior parte dei cassonetti stradali. In termini di benefici, e concludo, è chiaro che ci sono stati ovviamente dei maggiori controlli su soggetti conferenti, un monitoraggio quindi continuo tramite la comunicazione mensile ai soggetti conferenti delle percentuali di raccolta differenziata in maniera tale che loro sappiano anche qual è il loro grado di conferimento. Ovviamente tutte le questioni legate agli aspetti ambientali che abbiamo detto, e chiaramente tutto questo è anche legato all'elemento più importante, che è riconducibile quindi alla possibilità di garantire il mantenimento dei riconoscimenti ambientali, come ovviamente la registrazione EMAS, la certificazione ISO 14001, la bandiera blu, la bandiera verde che è l'ultima arrivata, e quindi è tutto questo per riuscire ad ottenere e avere uno sviluppo più sostenibile del nostro territorio. Grazie. Grazie, professore. Fa precedere la somma delle registrazioni delle bandiere e quant'altro, però mi pare che il periodo nel percorso sia un po' anche difficoltà, non solamente quelli di mantenere questa registrazione, ma le difficoltà è quello proprio di una gestione complessiva di tutti gli aspetti ambientali che possono annoverare all'interno di un comune, tra l'altro con diciamo, lato turistico, quindi significa approcciare alcuni periodi dell'anno delle problematiche rispetto all'anno non ci sono, quindi una situazione abbastanza difficile, complicata, e quindi al di là dell'impegno che c'è, magari poter condividere questo impegno anche con altri soggetti, cominciando anche per operatori turistici, non sarebbe male, ma per far capire quello che c'è dietro.